Il caffè letterario Mangia Parole si trova in via Maglio Capitolino 7 e nasce nel 2010 da un'idea di Marco, che già da qualche tempo aveva concretizzato la sua passione per i libri creando la casa editrice Progetto Cultura. Ormai un piccolo punto di riferimento per il quartiere tuscolano, il Mangia Parole non è solo libreria. Oltre a curiosare tra gli scaffali, che ospitano soprattutto case editrici indipendenti, potete fermarvi a mangiare qualcosa. Marco è specializzato in cucina crudista, ma non solo. Vi andrebbe un panino Dostoevskij o un'insalata Tagore? O a bere vini, birre artigianali e frullati dalla chiara ispirazione letteraria? Anche gli eventi al Mangia Parole danno il senso della libertà e della creatività che si respirano. Laboratori di poesia e scrittura, slam poetry, stand-up comedy e aperitivi in lingua, oltre alle più classiche presentazioni che hanno sempre il loro fascino. Se tutto questo non vi basta, pensate che potete persino pescare una poesia e portarvela a casa. Cosa volete di più? E ora diamo la parola a Marco, che ci consiglia 3 libri perfetti per una giornata di pioggia. Allora, il primo libro è La Zatta dell'Eterno di Anne Sexton, perché è la raccolta quasi completa di tutte le poesie di questa scrittrice americana veramente tormentata, ma molto, molto brava e comunicativa. Poi La cucina crudista alcalina di Elena Dal Forno, perché ti dà la possibilità di mangiare delle cose buone e anche sane, senza far male agli animali. Non che io sia vegano, però è importante avere una buona sensibilità nella cucina. E l'altro libro è Marciapiede con vista di Filippo Sturnia, è pubblicato da Einaudi, ed è molto bello perché ti permette di viaggiare nella città pur stando dentro casa, perché sono tutte poesie molto metropolitane. Would it be better to keep playing, or to get my feet on the street and try to run faster than him?